si sono verificati altre infezioni che sono tutte, per ora, da quello che possiamo dire, riferibili all'origine del territorio in cui si è verificata la prima infezione, quindi dell'Alto Codogno, l'Alto Lodigiano. Quello che posso dirvi complessivamente è che il numero delle persone infette sul nostro territorio è salito a 39. Abbiamo scrinato 259 tamponi a oggi, quindi abbiamo un numero molto ampio di tamponi che sono stati fatti ieri e oggi. Abbiamo una capacità chiaramente oraria di gestione dei tamponi che devono essere dopodiché processati. Abbiamo i risultati, controllati i risultati, che ci ha portato a dire che a Codogno abbiamo dell'area di Codogno 32, quindi anzi 35 oggi, tra persone che sono risultate positive. Di queste, lo diciamo subito, nella giornata del 20 è stata rinvenuta al proprio domicilio una signora di 77 anni deceduta, che è morta, una persona di 77 anni che aveva, voglio dire, tutta una serie di sue patologie. A questa persona post mortem, per scrupolo, è stato fatto un tampone e il tampone è risultato positivo. A oggi non possiamo dire, perché non è ancora stata fatta l'autopsia o gli esami di evidenza, se è morta a causa del coronavirus o se aveva il coronavirus ma è morta per altre situazioni. È un dato di fatto, no? Comunque lo possiamo considerare il primo caso, anche lo annoveriamo tra il primo caso di decesso in Regione Lombardia ed è uno dei due in Italia, perché l'altro è quello del Veneto. Il nesso di casualità va un pochino investigato, ma penso che a noi interessa fino a un certo punto. È chiaro che abbiamo fatto una serie di proposte anche per intervenire in queste nuove situazioni. Abbiamo concordato questa serie di proposte che abbiamo trasferito al governo. Il governo adesso si è ritirato e dovrebbe entro poche ore comunicarci le sue decisioni.